Ok, conferenza stampa è il rituale da di supporti ai supporti informali. Noi abbiamo in collegamento via Skype da Lussemburgo Antonia Battaglia, che è stata il cuore e la mente di tutta l'iniziativa per portare la questione Ilva all'attenzione della Commissione europea, e ci sembra importante fare questa sottolineatura dell'intervento della Commissione europea con un parere motivato proprio nel giorno in cui ricomincia il processo all'Ilva. Qui con me c'è Vincenzo Fornaro insieme alla famiglia, perché si costituiscono nel processo di oggi, c'è Fulvia Gravame che si costituisce anch'essa come nodo Pisling di Taranto, io mi costituisco per conto dell'Associazione Nazionale Pisling, ed è una giornata molto importante perché finalmente comincia questo percorso in cui la città chiederà giustizia rispetto a tutto quello che è successo nel passato. La novità sta nel fatto che adesso chiediamo giustizia anche per ciò che sta avvenendo nel presente. Noi sappiamo che un processo può chiarire le responsabilità rispetto al passato, ma noi abbiamo una grossa novità, che è il parere motivato della Commissione europea che sottolinea delle inadempienze rispetto al presente. Io adesso... Antonio, ci sei? Sì. Antonia dopo ci darà una serie di delucidazioni su questo parere motivato. Vi riassumo a grandi linee in che cosa si basa. La Commissione europea, si legge nel parere motivato, sta facendo ulteriori passi contro l'Italia nello sforzo di ridurre l'impatto ambientale dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, la più grande fabbrica di ferro e acciaio d'Europa. L'Italia sta fallendo, dichiara la Commissione europea, nell'assicurare che l'Ilva operi in conformità con la legislazione europea sulle emissioni industriali, con conseguenze, dice la Commissione europea, potenzialmente serie per la salute umana e per l'ambiente. La Commissione ha precedentemente mandato all'Italia due lettere di notifica formale a settembre 2013 e ad aprile 2014, chiedendo urgentemente alle autorità italiane di prendere misure per portare la gestione dello stabilimento Ilva ad adeguarsi alle direttive sulle emissioni industriali e alle altre normative europee applicabili. Benché alcune mancanze siano state affrontate, dice la Commissione europea, un numero di violazioni della direttiva europea sulle emissioni industriali rimane. L'azione di oggi, che è un parere motivato, sottolinea la Commissione europea, riguarda carenze in relazione alla conformità con le prescrizioni autorizzative, alla inadeguata gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, alla insufficiente protezione e monitoraggio del suolo e della falda acquifera. La Commissione europea darà 2 mesi di tempo all'Italia per rispondere. La maggior parte dei problemi, sottolinea la Commissione europea, deriva dal fallimento nel ridurre gli alti livelli di emissioni incontrollate generate durante il processo produttivo dell'acciaio. Secondo la direttiva europea sulle emissioni industriali, le attività industriali con alto potenziale di inquinamento devono essere autorizzate, e l'Ilva ha l'autorizzazione per le attività, ma sta fallendo, dice la Commissione europea, nell'adeguarsi ai requisiti in un certo numero di settori. Come risultato, fumi densi di particolato, dice la Commissione europea, e di polveri industriali stanno uscendo dalla fabbrica, dando adito a impatti negativi potenzialmente seri sulla salute della popolazione locale e sullo stato dell'ambiente circostante. Io sottolineo questo perché quello che dice la Commissione europea non è relativo al passato, è una importante novità. Mentre questo processo riguarda il passato, la Commissione europea sta parlando del presente e dice fumi densi di particolato stanno uscendo dalla fabbrica, e sottolinea i controlli hanno mostrato un grave inquinamento dell'aria, del suolo e delle falde superficiali e profonde, sia nel sito dell'Ilva sia nelle aree circostanti della città di Taranto, e aggiunge: la contaminazione del quartiere Tamburi della città in particolare può essere attribuita alle emissioni dello stabilimento siderurgico.
L'ILVA, continua la Commissione europea, è la più grande fabbrica di acciaio d'Europa, è in attività dal 1960 ed è stato oggetto di altre procedure legali. La Corte di Giustizia europea condannò l'Italia il 30 marzo 2011 per non aver emesso le autorizzazioni di molti impianti, fra cui l'ILVA. Il 4 agosto 2011 le autorità italiane emisero l'AIA, che è stata aggiornata il 26 ottobre 2012 e il 14 marzo 2014. La direttiva sulle emissioni industriali, che ha sostituito la direttiva IPPC a partire dal 7 gennaio 2014, definisce gli obblighi a carico delle attività industriali con un potenziale di inquinamento maggiore e conclude la Commissione europea. La direttiva, quella sulle emissioni industriali, stabilisce una procedura autorizzativa e requisiti legali per gli scarichi. Le autorizzazioni possono essere emanate solamente se determinate condizioni ambientali sono garantite e attuate, in modo che la società stessa, le società che producono, si facciano carico delle responsabilità di prevenire e ridurre ogni inquinamento che esse possono causare. Le autorizzazioni assicurano che le misure di prevenzione dell'inquinamento più appropriate siano utilizzate e che i rifiuti siano riciclati o gestiti nel modo meno inquinante possibile. Questi sono gli obiettivi per cui vengono rilasciate delle autorizzazioni integrate ambientali e, secondo la Commissione europea, l'ILVA non rispetta questi obiettivi e il governo italiano non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare per garantire il rispetto delle prescrizioni. Ripetere i fumidensi ed è una cosa attuale? Sì, quello che la Commissione europea sottolinea è che ci sarebbe una situazione presente, attuale, di potenziale impatto sulla salute della popolazione e sottolinea fumi densi di particolato e di polveri industriali stanno uscendo dalla fabbrica dando adito a impatti negativi potenzialmente seri sulla salute della popolazione locale e sullo stato dell'ambiente circostante. I test hanno mostrato un grave inquinamento dell'aria, del suolo, delle falde superficiali e profonde, sia nel sito dell'ILVA, sia nelle aree circostanti della città di Taranto. PeaceLink ha fornito tutta la documentazione in proprio possesso perché si arrivasse a precisare al massimo quella che era la situazione di criticità. Il governo ha fatto altrettanto, però il governo non è riuscito a convincere la Commissione europea, mentre probabilmente le argomentazioni che abbiamo fornito, più la documentazione, più le foto dell'ecosentinella dei cittadini, sono state probabilmente molto importanti perché la Commissione europea arrivasse ad un verdetto così severo. Stiamo parlando della seconda fase dell'inflazione. Noi abbiamo in collegamento Antonia Battaglia, che è stato il cuore e la mente di questa operazione. Posso dire, come presidente dell'associazione PeaceLink, che se non ci fosse stata una persona come lei, con le sue competenze, con le sue capacità, non avremmo neanche avviato questo percorso, che invece è arrivato ad uno stadio molto avanzato. Ci senti, Antonia? Sì, Ale, ti senti. Per cui, siccome qui ci sono i giornalisti, sì, vorremmo avere un commento da parte tua circa la rilevanza, sì, di questo parere motivato. In sostanza, a che punto siamo? Ma in realtà questo parere motivato è una tappa importantissima, perché innanzitutto vorrei ricordare che è molto raro che la Commissione europea si muova contro un paese per delle questioni che toccano dei nodi economici o comunque dei gruppi di interesse economico. È una decisione molto coraggiosa, ed è una decisione che è stata presa con grande coscienza dalla Commissione europea, dopo che in questi due anni PeaceLink ha fornito ogni tipo di materiale, dalle analisi chimiche alle relazioni sulle leggi, a vari tipi di rapporti, corredati di fotografie e video che i cittadini di Taranto ci hanno sempre fornito. Quindi siamo alla seconda fase della procedura di infrazione, che ricordiamo è stata lanciata il 26 settembre 2013 e quindi ripresa e ampliata il 15 aprile 2014, e siamo ad un
un passo dal deferimento in Corte di Giustizia, perché ricordiamo che adesso la Commissione Europea ha detto all'Italia di non essere per niente convinta di quello che sta succedendo a Taranto e quindi non solo di aver indagato, di aver realizzato dei test, ma di voler delle spiegazioni chiare da qui a 2 mesi. Naturalmente sappiamo benissimo che è impossibile che la situazione dell'Ilva venga risolta in 2 mesi per la gravità e per la grande complicazione del caso, anche per l'estensione fisica dei danni di cui si parla, che come dice la Commissione non toccano soltanto il sito dell'Ilva, ma specificamente si parla di Taranto e del quartiere Tamburi. Quindi diciamo che è un passo che avvicina moltissimo alla Corte di Giustizia, al quale l'Italia potrebbe essere deferita per una cattiva gestione di tutta la parte, tutto l'aspetto produzione dell'acciaio, ma anche per una mancata gestione efficace del ciclo di rifiuti e degli scarti che vengono quindi non idoneamente smaltiti dall'azienda Ilva. Ci sono delle domande, sfruttiamo la possibilità di avere il collegamento. Puoi venire qui vicino? Sì. Sì, come si concilia questo con le dichiarazioni di Ilva che dice di aver rispettato il 75% dell'AIA? Ma naturalmente Ilva può affermare ciò che vuole, nel senso che anche il governo italiano ha affermato ieri sera per bocca del commissario Gnudi di aver messo in atto l'AIA, però la realtà, quello che la commissione decide, non è certo deciso sulla base di fotografie. La commissione porta avanti delle azioni di controllo, delle azioni di verifica molto puntigliose, quindi se la commissione è arrivata, cioè questo che significa in concreto, vuol dire manda che ci sono tutti posto. I presupposti. Manda qualcuno sul posto la Commissione Europea? La Commissione Europea non ha il potere di mandare qualcuno sul posto, ma il potere di acquisire tutti i dati, le analisi e le informazioni che vengono fornite anche dall'Italia, perché ricordo che molte delle informazioni negative, diciamo tra virgolette, sono state inviate attraverso dei report, delle relazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente, pubbliche tra l'altro. E vorrei aggiungere una cosa, cioè che il fatto che Ilva dichiari o Gnudi dichiari che la fabbrica è a norma al 75%, è un'implicita dichiarazione che la fabbrica è fuori norma al 25%. Allora, avere un'automobile che sia fuori norma per il 25% sarebbe una sicura multa se incontriamo i carabinieri. Certo, tra l'altro la Commissione Europea, vorrei aggiungere questo molto importante, a parte le analisi e tutta la documentazione di cui ho parlato, la Commissione Europea ha studiato e preso anche in conto quelle che sono le leggi salva Ilva, non soltanto le prime ma anche le ultime tre, che sicuramente non hanno portato ad una messa in atto di quelle che erano delle misure che la città e il sito Ilva necessitavano per poter risolvere la questione, perché ricordiamo che se una legge dichiara nel 2015 il 70%, l'80% delle prescrizioni saranno realizzate, ma le emissioni continuano, l'inquinamento continua e l'aggiornamento dello studio Sentieri afferma che la condizione della salute dei tarantini non è certamente ottimale, la Commissione si basa sui dati che ha a disposizione in questo momento e non su promesse che riguardano un futuro che non si sa se ci sarà. Qualora dopo 2 mesi ci fosse poi un effettivo deferimento alla Corte di Giustizia, quali scenari si profilano? Hai sentito? Lo scenario della Corte di Giustizia? Sì, ho sentito. Lo scenario della Corte di Giustizia è naturalmente un passo al quale nessuno vuole arrivare, perché naturalmente l'Italia, invece di pagare una multa, come dovrà fare se fosse effettivamente deferita in Corte di Giustizia, avrebbe potuto utilizzare in questi anni quei soldi, quei fondi per mettere a norma o per smantellare, secondo quelle che saranno decisioni, lo stabilimento Ilva di Taranto. Ecco, il fatto che le procedure di infrazione durino così tanto, perché alla fine arriveremo a 2 anni completi, sono il frutto di una concertazione con il governo italiano, ovvero la Commissione dice: noi abbiamo dato 2 anni di tempo per prendere delle misure, per attuare le prescrizioni, ciò non è stato fatto, quindi noi non possiamo permetterci che i cittadini europei di Taranto, perché ricordiamo che la Commissione agisce in protezione dei cittadini dell'Unione Europea, noi non possiamo permettere che i cittadini di Taranto continuino a pagare un prezzo così alto per la produzione di una fabbrica che non è a norma, che avete avuto 2 anni di tempo per mettere a norma, ma che non avete gestito correttamente.
Non solo, ma se ci fosse una multa, questa multa non sarebbe una tantum, ma sarebbe una multa ogni giorno e verrebbe reiterata finché il governo italiano non mette a norma l'Ilva. Quindi ci troveremo di fronte a uno scenario, non dico apocalittico, ma certamente a uno scenario molto grave, perché le multe non sono come le multe date una volta all'anno, sono multe che vengono reiterate ogni giorno. Quindi qui spetta un pochettino a noi come cittadini spingere perché non si arrivi ad una multa che sarebbe talmente salata. Abbiamo fatto un calcolo che equivarrebbe grosso modo al salario di quasi tutti gli operai ogni giorno. Sì. Siamo a livelli... Alessandro, se posso aggiungere una cosa, io penso... Notevolissimo, sì. Alessandro, sì, se posso aggiungere una cosa, io penso che più che i cittadini, che hanno fatto tantissimo, adesso questo è un chiaro richiamo al governo italiano. Ecco, il richiamo c'era già stato con il lancio delle due lettere di Messa e Mora, che sono già un fatto estremamente grave e che in altri paesi europei vengono considerate per la loro gravità. Invece io mi rendo conto che dal governo italiano sono state snobbate queste lettere di Messa e Mora. Adesso il governo italiano si trova con la patata bollente nel parere motivato, che è un passo molto importante. Quindi io credo a questo punto che il commissario Ilva e l'Ilva stessa, invece di continuare a dire, come hanno fatto stamattina, che il 75% delle prescrizioni sono state avviate, dovrebbero fare un atto di presa di coscienza e dichiarare in effetti che il lavoro sull'Ilva è tutto da cominciare. Esatto, e aggiungerei che anziché arrivare ad una multa quotidiana che sarebbe di alcune centinaia di migliaia di euro al giorno, sarebbe molto più saggio integrare il salario degli operai che attualmente sono in solidarietà o che potrebbero andare in cassa integrazione perché venissero utilizzati per lavori di bonifica. Sarebbe assurdo che l'Italia pagasse per non aver messo a norma l'Ilva quando questi soldi oggi potrebbero essere utilizzati per integrare il salario dei lavoratori che attualmente è in solidarietà e poterli quindi utilizzare per opere pubbliche, così come viene fatto a Genova e a Taranto. Ci sarebbe veramente tantissimo bisogno del lavoro di questi operai per mettere in sicurezza ad esempio la falda, per fare quella bonifica per cui qui abbiamo la famiglia Fornaro che non può più avere nessun allevamento proprio perché i terreni sono contaminati. Noi quanti anni dobbiamo aspettare? Quanti anni dobbiamo aspettare perché Taranto ritorni ad essere una città in cui pascoleranno le pecore e le capre? Quanti anni noi dovremo aspettare perché l'Italia garantisca a Taranto un futuro decente per questa città? Questa città è bloccata, abbiamo per un raggio di 20 km attorno all'area industriale il divieto di pascolo nelle aree incolte, abbiamo un intero seno del Mar Piccolo in cui è vietata la coltivazione delle cozze e abbiamo il quartiere Tamburi contaminato da metalli pesanti ed altre sostanze cancerogene, per cui il quartiere Tamburi non può far giocare i propri bambini nelle aree verdi. Quindi ci troviamo di fronte a una città paralizzata. Questa è una città che avrebbe bisogno della forza lavoro di tutti i lavoratori dell'Ilva che attualmente sono in solidarietà e che potrebbero andare a finire in cassa integrazione. Questa forza lavoro è importante, ecco perché riteniamo che questa lotta che facciamo sia una lotta non solamente per la difesa dell'ambiente, per la difesa dei legittimi interessi di tutti coloro i quali sono stati danneggiati come gli allevatori, ma sia anche una lotta nel legittimo interesse dei lavoratori che attraverso le bonifiche avrebbero lavori per i prossimi 10 anni e dopo 10 anni si potrebbe avviare quel lavoro di riqualificazione per poter far rinascere il quartiere Tamburi e anche l'area dell'Ilva. A questo proposito, Antonia, io sfrutto la tua presenza. Io vorrei aggiungere solo una cosa, Belval, in merito alla lettera del parere motivato che è molto precisa e molto dettagliata e come tu hai ben sottolineato prima parla di missione, ma parla anche di falda, di scarichi, di stoccaggio di materiali pericolosi. Vorrei ricordare che la Commissione europea agisce quindi nella protezione dei diritti dei cittadini europei, quindi dei cittadini di Taranto, in particolare di Tamburi, e che il commissario all'ambiente Potocnik, che noi abbiamo incontrato, con il quale abbiamo lavorato in questi anni, ha scritto in questa lettera, che poi è adottata collegialmente, quindi una lettera che è inviata da tutta la Commissione, ricordo, da tutti i 28 commissari,
che la preoccupazione della Commissione europea risiede appunto nel diritto dei cittadini di Taranto e in particolare dei Tamburi a vivere in una zona che sia sicura e che rispetti le condizioni ambientali e sanitarie. Quindi ecco il punto importante, le risposte dell'ILVA su quello che accade all'interno dello stabilimento devono anche essere prese in considerazione ed essere lette su quali sono gli effetti per la popolazione, e credo che per la prima volta la Commissione europea, anzi, l'abbia sottolineato in maniera così diretta, che la responsabilità di ciò che accade ai Tamburi, c'è scritto in una frase della lettera pubblica, è dell'ILVA. Sì, può essere attribuita all'ILVA, sì. E, se ci puoi parlare, Antonia, dell'esperimento che stanno facendo in Lussemburgo di recupero del sito siderurgico di Belval, che era un sito dove è nata praticamente la Comunità Europea dell'Acciaio e del Carbone, una grande acciaieria che attualmente è un'acciaieria chiusa, dismessa, trasformata in sito di archeologia industriale, dove sta nascendo una nuova città. Se ci potresti, visto che l'hai visitato questo sito, potrebbe fare scuola per Taranto secondo te? Assolutamente sì, l'ho visitato, ne ho scritto, insomma, abbiamo scritto degli articoli che sono stati pubblicati qui e lì. Il sito di Belval era la sede del cuore di quella che era l'azienda siderurgica del Lussemburgo, di tutta la zona appunto del bacino minerario del nord d'Europa. Il sito di Belval è stato dismesso quando le autorità lussemburghesi si sono rese conto non solo che la crisi dell'acciaio era diventata ormai ingestibile, ma che le condizioni di salute della popolazione venivano danneggiate a causa delle emissioni e di ciò che il sito siderurgico produceva. Quindi è stato dismesso e con un'imponente opera di ristrutturazione della parte acciaieria, che adesso è un sito archeologico, come ben dicevi tu, è stato costruita intorno alle acciaierie una vera e propria città, nuova città. Nel 2015 aprirà l'Università di Lussemburgo a Belval, ci sono dei musei, c'è una sala concerti molto grande, ci sono negozi, un centro commerciale molto molto ampio, ristoranti, uffici. Il Lussemburgo ha trasferito a Belval anche alcune sedi delle proprie amministrazioni centrali ed è diventata una vera nuova città verde, con questo monumento storico al suo centro, che appunto testimonia di questo importantissimo passaggio che hanno saputo fare, che hanno saputo realizzare, voluto da una precisa volontà politica e da un preciso disegno portato avanti con la popolazione, per passare da un passato siderurgico appunto difficile, ormai diventato insostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, ad un presente ed un futuro che invece parla di innovazione, di cultura, di musica e di università.